Ciao a tutti! Come promesso, in questo video cercheremo di capire come andare a ridurre il più possibile gli on-off nelle pompe di calore. Abbiamo spiegato nel video precedente cosa sono gli on-off, abbiamo capito che ci sono on-off, quindi accensori e spegnimenti molto ravvicinati, perché il calore emesso dalla pompa di calore è inferiore a quello che riusciamo a scambiare in ambiente, e abbiamo capito che la pompa di calore va in on-off quando, non riuscendo a smaltire il calore, si ritrova ad avere un delta T tra mandata e ritorno molto molto basso, quindi si parla di 1-2 gradi. Quindi cosa dobbiamo fare per andare a ridurre gli on-off? Andare a far sì che il delta T sia corretto, quindi indicativamente intorno ai 5 gradi tra mandata e ritorno. Come possiamo fare questo? La prima cosa è evitare di montare una pompa di calore sovradimensionata, perché logicamente una pompa di calore sovradimensionata è una pompa di calore che ha una modulazione e proporzione più bassa e di conseguenza anche in potenza minima potrebbe avere una potenza esuberante per quanto riguarda il fabbisogno reale del nostro impianto. Altra cosa, abbiamo detto la volta scorsa, evitare pompa di calore on-off, evitare tra le pompe professionali europee on-off. Chi ve le vende sapete sempre il rettangolino di legno con scritto su porta indirizzata da quella direzione. Ma al di là di questo, quali sono le cose che possono permetterci, magari in caso in cui la pompa di calore sovradimensionata ce l'abbiamo già, o nei casi in cui ad esempio siamo nella mezza stagione e quindi la nostra pompa di calore è comunque sovradimensionata. Vi ricordo, come ho detto la volta scorsa, che durante la mezza stagione qualche on-off in più ci va sempre, quindi non facciamoci una tragedia, insomma. Però come possiamo cercare di ridurre il problema? Allora, se la nostra situazione è quella che abbiamo detto prima, quindi una pompa di calore corretta e qualche on-off in più durante la mezza stagione, facciamo lavorare il nostro inverter e viviamo sereni. Se notiamo però che gli on-off sono un pochino di più del previsto, per motivi che possono essere riguardanti l'impianto, riguardanti l'inerzia termica o altri fattori, dobbiamo valutare altre soluzioni. Ora, quest'oggi non ve le chiarirò tutte perché comunque ogni lavoro, ogni impianto va valutato a sé, però così un'infarinata. Quello che molti fanno, ad esempio, è quello di dire: per ridurre gli on-off io monto un bel puffer grande, un bel volano termico. Ora, in realtà, tutte le pompe di calore moderne con inverter possono lavorare tranquillamente con un quantitativo d'acqua che in genere è intorno ai 5 litri a kilowatt, nella peggiore delle ipotesi 10 litri a kilowatt. Questo cosa significa? Che ad esempio una pompa di calore da 7 kilowatt può lavorare con 35 litri d'acqua, 40 litri d'acqua, esageriamo, 70 litri d'acqua, impianti oggettivamente con quantitativi d'acqua molto ridotti, che nella maggioranza dei casi sono già all'interno dell'impianto. A meno che naturalmente non parliamo di impianti a fan coil, allora se io ho 3-4 fan coil magari non arrivo a 40 litri d'acqua. Ma al di là di questa situazione limite, fondamentalmente una pompa di calore con quel minimo di quantitativo d'acqua deve riuscire tranquillamente a gestire la modulazione in modo tale da fare meno on-off possibili. A volte però succede che la potenza erogata non riesca comunque a essere abbastanza bassa da non fare degli on-off. Perché? Perché il puffer non è la soluzione. Ok? Io, come dico sempre, il puffer è una pezza che in un sistema ideale non dovrebbe esistere. Cosa serve il puffer? Allora, se io ho una pentola d'acqua nel mio fornello, ho un fornello che più di tanto non va giù, cioè è già al minimo la mia fiamma, ok? Io metto la mia pentola d'acqua da 5 litri, ok? E naturalmente dopo 10 minuti, un quarto d'ora, comincerà a bollire. Non c'è niente da fare, no? È la termodinamica. Se io levo la pentola d'acqua da 5 litri e ne metto una da 10 o da 15, non è che l'acqua non bollirà mai. Semplicemente ci impiegherà un po' di più, magari ci impiegherà mezz'ora, 40 minuti, ma prima o poi andrà a bollire anche lei. Cosa voglio dire con questo?
che il fatto di aumentare la quantità dei litri nell'impianto non va necessariamente a ridurre gli on-off, preso da solo così in sé per sé. Ha la funzione di andare a creare un volano termico, quindi una quantità di acqua calda immagazzinata, che può essere utile, ad esempio, nel caso in cui si faccia raffrescamento d'estate. E quindi magari ho un certo quantitativo d'acqua calda che mi può essere utile per fare il raffrescamento, scusate, acqua fredda e fare il raffrescamento, oppure d'inverno nel caso in cui io produca tanta acqua calda e quindi abbia bisogno di un piccolo accumulo di acqua che tramite il circolatore secondario mi permette di avere continuità di erogazione di acqua calda nel mio impianto di riscaldamento. C'è poi da dire che tutto questo ha un limite, perché poi alla fine, quando io ho la pompa di calore che va in sanitario e il mio accumulo si va a raffreddare, dopo quell'accumulo devo comunque riscaldarlo di nuovo. Quindi anche quello ha una funzione relativa. Stessa cosa per gli sbrinamenti. Avere più acqua ci permette di essere un po' più tranquilli per quanto riguarda eventuali sbrinamenti. Ma anche in quel caso è sempre il calore che vado a togliere all'impianto e vado a usare per altri scopi. Quindi è vero, avere più acqua calda mi permette di gestire meglio queste cose, ma è sempre calore che se ne va. Nulla si crea, nulla si distrugge. Un puffer non è una batteria infinita di energia, è un contenitore che si riempie e si svuota. Quindi, in sé per sé, nel momento in cui io vado a portare l'impianto a regime, quindi vado a trovare l'equilibrio termico, che io abbia un volano da 1000 litri o non abbia nulla, cambia poco, perché quando io ho l'impianto in temperatura, anche tramite un volano, io comunque ho mandata e ritorno con un delta T basso. Quando è che il volano può essermi utile per quanto riguarda gli on-off? Se ad esempio sono in una situazione di esubero di potenza. Se io uso il mio volano abbinato a un sistema di fasce orarie. Quindi, se io faccio lavorare la mia pompa di calore, che ne so, dalle 5 del mattino alle 9 di sera, poi la tengo spenta per le restanti ore, cosa succede? Che io accumulo calore nel mio volano che posso usare durante la notte. Questo mi permette poi la mattina di avere un'inerzia termica passiva, se mi permettete di usare questo termine, e quindi di poter avere quella potenza in esubero da usare per riscaldare nuovamente tutta la mia quantità d'acqua. Quindi, in quel caso, se io ho una pompa di calore sovradimensionata, comunque in esubero di potenza per vari motivi, io posso in questo modo andare a concentrare il mio esubero di potenza in una fascia oraria più ristretta e quindi avere meno on-off, quindi avere, invece che la pompa di calore che mi lavora H24, avere una fascia di funzionamento più ristretta ma più continua, quindi con meno on-off, proprio perché io vado a erogare, a buttare tutta la potenza in una sola volta e quindi a non avere sempre quel fuocherello, no, che mi fa andare fuori, no, la mia acqua dalla mia pentola. Altra cosa su cui andare a lavorare è la velocità della pompa, ad esempio. Quindi, se io ho un impianto che mi scambia poco, una cosa che potrei fare è andare a rallentare i giri della mia pompa, andare a modificare la curva di modulazione, se ho una pompa a modulazione sulla mia pompa di calore, in modo tale che l'acqua giri più lentamente e abbia possibilità di scambiare più calore. Questo mi permette di avere un'efficienza maggiore, di scambiare più calorie, più watt termici nel mio impianto, chiamiamolo come ci pare, e quindi di avere un ritorno più freddo. Questo mi permetterà di poter lavorare con on-off minori, perché la mia pompa di calore leggerà una differenza di temperatura più corretta. Tutto naturalmente ha un limite, perché se poi il mio impianto non ha la superficie di scambio necessaria per scambiare, posso rallentare quanto vi pare, ma poi tutto ha un limite, no? Quindi, un qualcosa che si può fare per andare a correggere, a limare un pochino la cosa, è quello di andare a lavorare sui giri della pompa. Altra cosa,
Temperatura di mandata troppo bassa. Se io ho una temperatura di mandata molto molto bassa, mettiamo caso, io lavoro con dei radiatori magari anche ben dimensionati, però con una temperatura di 29 gradi, 30 gradi, 28 gradi. Se io ho in ambiente 22 gradi, io ho un delta T tra temperatura di mandata e temperatura dell'aria che è molto molto basso. E più vado a ridurre il delta T tra aria e acqua, minore è lo scambio termico tra i due fluidi. Quindi, logicamente, al di là della potenza erogata, se la mia pompa di calore lavora a temperature molto 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 basse e il mio impianto radiante non riesce a quelle temperature a scaricare tutta la potenza termica perché la differenza di temperatura è troppo bassa e quindi si raggiunge molto più facilmente l'equilibrio termico tra temperatura dell'aria, temperatura ambiente e temperatura del corpo radiante, logicamente anche in quel caso il mio ritorno sarà più caldo e quindi la mia pompa di calore comincerà a farmi gli on-off. Questo naturalmente tenendo conto di poi altri fattori che possono andare a influire, che può essere ad esempio l'isolamento termico dell'immobile, che può essere appunto l'inerzia termica dell'impianto, che può essere appunto la temperatura ambiente, che possono essere una marea di fattori legati appunto alla circolazione dell'acqua, al modo in cui usiamo la pompa di calore, alle nostre abitudini. Sono tantissimi aspetti da considerare. Ci sono diversi modi di poter andare a ridurre gli on-off. Naturalmente affidatevi a professionisti, a persone competenti che, essendo padroni della materia, possono andare a gestire le cose. Perché a volte magari andiamo a pasticciare sulla curva climatica, su tanti parametri a cui poi non ci recapezziamo più e magari ci troviamo ad avere una situazione addirittura peggiore di quella di partenza. Questi sono solo dei suggerimenti, delle indicazioni. Fatele ciò che volete, poi naturalmente ognuno a casa sua si prende responsabilità di quello che fa. Quindi questo video era solo un modo per dare delle indicazioni su quello che potrebbero essere i modi in cui ognuno di noi può cercare di ridurre un pochino gli on-off. Resta il fatto che il sistema principe è quello di dimensionare correttamente una pompa di calore, perché finché ci saranno termotecnici o installatori che prevederanno, come mi capita spesso e volentieri in questo periodo, 16 kW per 100 metri quadri di casa con impianto a pavimento e cappotto, è logico che, figlio mio, i miracoli non li fa nessuno, io on-off ne avrai anche tanti. Poi si può cercare di ridurne un po', però se tu mi scaldi la macchinetta del caffè in un bruciatore da paella, è logico che il caffè ti si brucerà. Quindi, con questo cosa vogliamo dire? Andando a chiudere il discorso. Cerchiamo di accertarci che la pompa di calore sia ben dimensionata, in caso contrario ci possono essere delle pezze che possiamo utilizzare per poter far funzionare un pochino meglio la nostra pompa di calore. Quindi andare a concentrare gli orari di funzionamento in una fascia oraria più ristretta, usando un volano termico come accumulo, andando a regolare la velocità della pompa e andando a gestire la temperatura di mandata in maniera corretta, quindi permettendo al nostro impianto di avere quel delta T necessario per lavorare in scambio termico efficiente. Io spero che questo video vi sia piaciuto, me l'avete richiesto più e più volte, ora ve l'ho fatto, spero sarete contenti, eh? Siete contenti? Siete contenti? Mettete un bel mi piace, ok? Se vi vengo a cercare tutti e vi do una carezza dolce, un forte abbraccio da Antonello, iscrivetevi al canale se vi va, c'è il gruppo Facebook, c'è la mia mail, ci sono i commenti qua sotto. Ciao a tutti, miei cari e fedeli ascoltatori.